Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Celebriamo questa Santa Messa per suffragare le anime dei defunti di questa famiglia di Gesù Liberatore. Mettiamo sull'altare la nostra preghiera per i vostri cari, per i vostri genitori, i vostri fratelli e le sorelle, per i vostri figli, per i vostri parenti. Fatevi questa intenzione e riponiamo queste nostre preghiere nelle mani di Maria nostra Madre in questo giorno di sabato. C'è una pia tradizione e c'è anche la rivelazione di Santa Brigida che la Madonna ogni sabato scende in purgatorio accompagnata dagli angeli e trae fuori dal purgatorio tante anime, soprattutto quelle che sono devoti a lei. È per questo che vogliamo affidare a Maria le anime dei nostri cari defunti che appartengono alle nostre famiglie, a tutte quelle famiglie che frequentano questo luogo santo di Gesù Liberatore, perché la Madonna li porti in cielo. Siamo però noi a favorire queste entrate in cielo con le nostre preghiere. Sappiamo che ogni liturgia terrena che si svolge attorno all'unico liturgo Cristo giova alle anime del purgatorio. Essi non possono far nulla per loro, ma possono ricevere da noi i suffragi, come anche possono impetrare per noi delle grazie, perché sono anime sante. È la grande Chiesa Santa del Purgatorio, la Chiesa Intermedia. E allora prendiamo oggi l'avvio per quest'opera buona, mentre voi suffragate con le vostre preghiere queste anime. Qui sull'altare si compie il sacrificio del Figlio di Dio. Uniamo le nostre preghiere al sacrificio del Figlio di Dio e cerchiamo di liberare queste nostre care anime che ci appartengono dalle fiamme del purgatorio, ossia da quel stato di purificazione sofferente in cui si trovano, perché il buon Dio li ammetta presto e oggi per l'intercessione di Maria li ammetta al Gaudio Eterno. E con questa intenzione che diamo inizio alla nostra purificazione. Sappiamo che il purgatorio dobbiamo compierlo o qua giù oppure nel tempo intermedio. Quello che noi compiamo qua giù è meritorio dopo tutto, ed è meglio fare il purgatorio qua giù che farlo nel tempo intermedio. Ecco perché dobbiamo purificarci, scontare con la purificazione i nostri peccati, chiedere perdono a Dio, scontare i peccati dando elemosine, facendo opere buone, visitando i malati, aiutando i poveri, pregando per i carcerati, visitando i carcerati. Cioè con le opere di misericordia noi possiamo scontare il debito che contraiamo con Dio per i nostri peccati e il purgatorio che noi facciamo qua giù, insieme con le sofferenze che il buon Dio ci manda, con le malattie, le persecuzioni, le tribolazioni sopportate per amore di Cristo. Queste sono in conto
pene della pena che noi dobbiamo subire a causa delle nostre colpe. Chiediamo al Signore allora di gradire le nostre opere buone e di purificarci. La purificazione in questa santa liturgia comporta il dolore vivo dei nostri peccati e il perdono sincero e profondo che diamo a tutti quelli che ce ne hanno fatto del male. L'acqua lustrale che scenderà su di noi sia il segno liturgico perché noi possiamo concepire questi sentimenti e ricevere da Dio misericordia e perdono. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergi, mio Signore, con il sopo e sarò purificato, lavami e sarò più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Alleluia. A quanti giungerà quest'acqua, porterà salvezza e noi tutti potremo cantare Alleluia, Alleluia. Sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dall'acqua del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore nel giorno immemoriale della risurrezione. Benedici il tuo popolo e ravvive in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo del santo battesimo, per Cristo nostro Signore. Amen. Salve Madre Santa, tu hai dato la luce, Re, che governi il cielo e la terra per i secoli in eterno.
Preghiamo. Gloria dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvato con la morte e risurrezione del tuo figlio. Sii misericordioso con i nostri fratelli defunti. Quando erano in mezzo a noi, essi hanno professato la fede nella risurrezione. Tu dona loro la beatitudine senza fine. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, nostra madre, madre di tutti i credenti, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Capitolo 10 al versetto 17. La fede dipende dunque dalla predicazione, e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo. Questo è il momento più importante della nostra liturgia, preparatorio a tutto il resto, e quindi chiediamo al Signore il dono dell'ascolto, perché la fede nasce dall'ascolto della parola di Dio. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto per tutti i popoli. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. La condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegramoci, esultiamoci per la sua salvezza. Parola di Dio. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Lettura del profeta Isaia. Si è presentata davanti ai nostri occhi la visione del banchetto che Dio prepara sul Monte Santo a tutti gli eletti. Un banchetto di grasse, vivande, di vini prelibati. Un banchetto in cui sarà tolto dal viso, dal volto di tutti i popoli la coltre che impediva la loro visione. Avranno la visione di Dio, la visione delle cose belle che Dio ha preparato in quel Monte Santo. In quel giorno anche la morte sarà eliminata, eliminata per sempre. Il Signore Dio asciugherà la lacrima di tutti gli occhi. E la condizione disonorevole di ogni popolo e di ogni individuo qui sulla terra. Egli farà scomparire da tutto il paese e da tutto il mondo ogni bisogno, ogni sventura, perché Dio si svela al suo popolo sul Monte Santo. In quel giorno tutti diranno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo creduto, in cui abbiamo sperato, che abbiamo amato e che adesso ci accoglie sul suo Monte Santo. E la bella visione del profeta Isaia, che possiamo così raffigurare come la visione del paradiso, in cui Dio accoglie tutti quelli i quali hanno creduto in Lui e attraverso la grande tribolazione del mondo, purificati, sono giunti a Lui. E la visione della patria beata, che in questi giorni ci è stata mostrata così nelle letture dell'Apocalisse. Però la strada per giungere
a questa patria beata ci viene presentata dal Vangelo. Il Vangelo delle beatitudini è il Vangelo della strada per arrivare al cielo. È il Vangelo in cui si attua il regno di Dio, che già incomincia in questo mondo con l'accettazione di Cristo, che è venuto a salvarci, e si concluderà nell'altro mondo seguendo Cristo, l'unica strada maestra che il Padre ci ha dato. Una strada con 8 corsie dove sono dipinti i tratti del volto di Cristo, che tutti dobbiamo ripetere nella nostra vita per essere conformi a Lui secondo il disegno del Padre. È la strada della libertà, che cioè porta alla libertà dei figli di Dio in una continua ascesa. È la strada che Cristo ha percorso, e in questa strada c'è sempre l'orma di Cristo. Anzi, dice bene il Catechismo della Chiesa Cattolica che le beatitudini sono come l'icona di Cristo. Il grande beato è Cristo, Cristo povero, Cristo afflitto, Cristo mite, Cristo puro, Cristo misericordioso, Cristo che perseguitato porta la vita, Cristo che ha dato la pace al mondo. Noi tutti dobbiamo dipingere dentro di noi il volto di Cristo, camminando dietro di Lui per questo ottuplice sentiero, attuando in noi quello che fu in Cristo Gesù per essere figli del Padre, perché il Padre conosce un solo figlio, Gesù, e tutti quelli che sono in Gesù devono essere somiglianti al Figlio. Beati i poveri di spirito, dice il Signore, perché di essi è il regno dei cieli. Povero è Cristo. Pur potendo nascere ricco, volle essere povero, perché la povertà è libertà, libertà del cuore, che si attacca a tutte le cose terrene. Quanto più siamo distaccati dalle cose terrene, tanto più noi siamo liberi. Liberi siamo usciti dalle mani di Dio, poi lungo il percorso della vita siamo stati incatenati dalle 3 concupiscenze, dal maligno, dal peccato, siamo diventati schiavi. La povertà è la prima via per uscire dalla schiavitù, per rompere il gioco del possesso, delle cose che ci rendono schiavi, per essere liberi figli di Dio, dipendendo unicamente dal Padre. Gesù attua questa beatitudine in se stesso, nascendo povero, facendosi povero, morendo povero. Nessuno è nato più povero di lui in una stalla di notte. Poteva essere ricco, egli è il padrone della ricchezza del mondo. No, volle scendere agli inferi, cioè nelle parti più basse dell'uomo, della condizione umana, perché è dal profondo che lo deve redimere l'uomo. Vive povero, le tane sono per le volpi, e le volpi hanno le loro tane, i nidi degli alberi sono per gli uccelli, e gli uccelli hanno i loro nidi, ma i figli dell'uomo non ha dove posare il capo. Quando chiama gli apostoli dice: venite, vedete, non vi prometto ricchezza, un giaciglio, un tozzo di pane e la grazia del Padre. E volle che i suoi apostoli fossero liberi quando li manda a predicare: non prendete bastone, né bisaccia, né pane, né sandali, niente, andate così come siete, con un solo vestito, e predicate che il regno di Dio è vicino.
mangiate quelle che trovate, dormite dove potete dormire, ma non cercate una casa per dormire né un tozzo di pane per il viaggio. Il Padre vostro provvederà a voi. Chi vuole venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Povero muore sulla croce, neanche i vestiti c'ha, neanche la terra, è sospeso sulla croce, nudo tra cielo e terra, e la povertà nella sua espressione più crudele. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Resta sempre un ideale per noi, ma è un ideale che dà forza al nostro cammino ed è germe di libertà per noi, perché tocca il cuore, la povertà di spirito. Non è tanta la povertà materiale, che pure è un mezzo per raggiungere la povertà interiore, ma è la povertà interiore che conta, il distacco dalle cose, il distacco radicale, che secondo il patriarca San Francesco comprende i tre consigli evangelici: distacco dalle cose, povertà, distacco dagli affetti terreni, castità, distacco da se stesso, dal proprio io, obbedienza. E allora che realizziamo la povertà integrale, quella che ci assomiglia a Cristo. Povero, puro, obbediente al Padre. Ecco la prima beatitudine che viene proiettata davanti ai nostri occhi. Una beatitudine che raccoglie tutte le altre beatitudini e ci mette nel regno dei cieli. E così di seguito. Beati i miti, perché possederanno la terra. Non sono i potenti che possiedono la terra, ma i miti. Non sono i grandi che possiedono la terra, i potenti, ma sono i miti. Gesù possiede la terra, conquista tutti gli uomini, tutti i cuori, con la sua mitezza. Imparata da me, che sono mite d'umbre di cuore. I figli di Dio debbono essere miti di cuore, umili, e in questa è la beatitudine. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Tutti voi che siete afflitti, che patite in questo mondo, per malattie, persecuzioni, incomprensioni, se voi patite e siete sulla linea di Cristo, accettate il Cristo che vive in voi, la vostra afflizione, perché grande sarà la vostra consolazione nel regno dei cieli. Beati i misericordiosi, perché avranno misericordia. Guai ai giustizieri, guai a coloro che ordinano le vendette, perché è con la misericordia che Dio ha conquistato il mondo e ha distrutto il male sulla terra. Non si distrugge il male con la vendetta e con la guerra, ma si distrugge il male con la misericordia e il perdono. Beati puri di cuore, Gesù puro, immacolato, nata da una vergine pura, immacolata, che vuole pure immacolati quelli che lo seguono, che nella purezza pone il fondamento della sua Chiesa. E la Chiesa futura, la Chiesa beata, e tutti di puri, nulla di inquinato entra in cielo. Beati puri di cuore, perché già vedono Dio in questo mondo, contemplano il volto del Signore. La visione delle cose brutte di questo mondo cede il posto alla visione di Dio. Beati puri di cuore, perché non hanno il cuore attaccato a nulla, il cuore libero da ogni effetto mondano, e gli occhi sono limpidi, vedono oltre le cose, vedono sempre la luce di Dio in tutte le cose, il volto di Dio in trasparenza in tutto il creato.
beati coloro che portano la pace. È scritto: dissipo, Signore, ogni gente che vuole la guerra. Dissipa, distruggi la gente che vuole la guerra, mentre Dio benedici gli operatori di pace. Quella pace che tutti dobbiamo portare, quella guerra del cuore che dobbiamo distruggere, dice l'Apostolo Giacomo, voi portate la guerra dentro i vostri cuori. Dobbiamo distruggere la guerra dei cuori nostri. La guerra si fa soltanto contro il peccato e contro colui che ci istiga al peccato, il maligno. Ma la pace deve regnare dentro di noi, se noi siamo dello Spirito, che amore, gioia e pace. Quando entrate per le case, augurate la pace, pace a questa casa, quella pace che gli angeli cantarono sulla grotta di Betlemme, quella pace che Cristo diede agli apostoli nella nuova creazione, nel primo giorno della tua resurrezione. Quella pace deve dimorare in noi e noi dobbiamo comunicarla agli uomini. Beati perseguitati a causa di Cristo, a causa della religione, perché grande è la ricompensa nei cieli. Beati quei 16 martiri che sono morti, li trucidati, appunto perché erano cristiani nel Pakistan, perché riesce il regno dei cieli. Sono stati trucidati perché erano cristiani. Fratelli e sorelle, è questo lo duplice sentiero che si para davanti ai nostri occhi. Non è il sentiero del mondo, ma è il sentiero di Cristo, il sentiero che porta la beatitudine celeste. Chiediamo al Signore la grazia di camminare in questo sentiero, di dipingere cammin facendo i tratti di Cristo, i lineamenti di Cristo dentro di noi, così il Padre ci riconosce per figli e ci accoglierà nel suo grembo. Amen.